socio della Fondazione Lorenzo Valla, membro del gruppo italiano di ricerca su origine e la tradizione alessandrina, docente incaricato associato nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana. Le pubblicazioni recenti, oltre a tutte le sue recensioni sul Sole 24 Ore e nella nostra rivista Gregorianum, è Dire Dio, Viaggi dell'anima, ecco, non l'avevo visto, sono andato per caso in libreria e allora il libraio me l'ha fatto conoscere, dove dice che Don Giuseppe, oltre ad aver compiuto gli studi e le ricerche in filosofia e letteratura cristiana antica all'Università Gregoriana di Roma a Parigi e alla Harvard University, ha anche insegnato storia delle religioni all'Università di Roma III. Poi ha dovuto, come dire, optare tra l'Università Roma III e la Gregoriana, e l'alma mater ha avuto la meglio. In corso di pubblicazioni c'era scritto Origine e l'esodo della parola. Eccolo ora, era in corso, adesso ha visto la luce. Ecco, dato che abbiamo già usufruito di un po' di tempo iniziale, diamo direttamente la parola a Don Giuseppe, il cui tema è appunto pensare l'origine. È tutta una scoperta, lasciamo alla sua parola la possibilità di accompagnarci. Bene, grazie per la presentazione. La questione che riguarda il nostro tema non vorrei che fosse considerata secondo un approccio filosofico, perché pensare l'origine potrebbe indirizzarci secondo questa prospettiva. In realtà quello che cercherò di fare è di rileggere i primi capitoli del libro della Genesi, che appunto vogliono raccontare l'origine, e vedere cosa ci comunicano, partendo da una questione che però è una questione che è ospitata su una illustre bocca filosofica, che è quella di Kant. Kant si poneva il problema dell'origine e rispondeva ad un presunto interlocutore in questi termini: niente si sa. E questo mondo, qual è la sua origine? Qual è la sua destinazione? Qual è il suo perché? Non domandare, mio caro, che la porta è chiusa. Questa è la conclusione di Kant. Ma la porta probabilmente non è così chiusa come Kant immaginava. Quando ci confrontiamo con i testi del libro della Genesi, dobbiamo anche un po' capire che quei testi sono risposte a delle domande che si sono avvicendate nel tempo e che in questo caso potrebbero essere collocate in un'esperienza particolare che fece il popolo di Israele nella sua lunga storia. Siamo tra il 587 e il 538 avanti Cristo. Cosa succede in questi anni? Sono gli anni che delimitano l'esperienza dell'esilio a Babilonia e gli anni che poi consentiranno, dopo il ritorno a Gerusalemme, di articolare una riflessione sull'esperienza. L'esperienza dell'esilio di Babilonia è uno di quei momenti nella storia di Israele che sono considerati fondamentali per la composizione della modalità con cui si vuole rappresentare l'idea di Dio e l'idea dell'uomo, che è qui pensata nei termini della creatura. Davanti all'esperienza dell'esilio a Babilonia, cosa capita? Il popolo di Israele si interroga su quello che è accaduto e riflette. Come mai Dio non ci ha difeso? Come mai Dio non ha impedito quello che è accaduto? E che cosa è accaduto? È accaduto che Gerusalemme è stata conquistata, che il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto e che la monarchia è cessata. Siamo esiliati, siamo fuori dalla nostra patria, siamo lontani dal nostro Tempio. Allora la questione che dovrebbe trovare una risposta è: che cosa ha fatto Dio?
Perché l'ha permesso? Forse questo Dio, il nostro Dio, è meno potente degli dei di Babilonia? E allora, davanti a questa domanda, si riflette e si compone questo grande racconto, racchiuso in due capitoli, che è il racconto della creazione. Il racconto della creazione è la riflessione teologica di un popolo che deve dimostrare prima di tutto a se stesso che Dio è il padre di tutte le cose, quindi non ci può essere nulla e nessuno più potente di Lui. E dunque quei sette giorni in cui Dio crea diventa la composizione di questa rassicurazione che il popolo deve dare a se stesso, che Dio è veramente onnipotente. Ma attenzione, non c'è solo la risposta a questa domanda. C'è una risposta a una domanda conseguente, che è quella di pensare il proprio destino, cosa stiamo facendo qui nel mondo, cosa ci può capitare, quali pericoli corriamo. E all'interno di questa domanda, quali pericoli corriamo, naturalmente conseguente è chi ci difenderà. Se questo Dio è onnipotente, ci dovrà difendere Lui. Ma attenzione, in quel momento il popolo di Israele ha avuto l'impressione di perdere tutto quello che lo faceva sentire al sicuro. Una monarchia vincitrice, potente, che invece si è trovata ad essere schiacciata. Ha perso il Tempio e ha l'impressione, perdendo il Tempio, di aver perduto anche Dio, mentre nella esperienza dell'esilio scoprirà, proprio con l'aiuto dei profeti, che Dio non è prigioniero di un Tempio e quindi Dio ce lo portiamo appresso, oppure Dio ci segue, Dio resta con noi. Allora attenzione, perché questo dato che adesso lasciamo sospeso, il fatto di capire che tutto può franare, ma colui che crede di essere creatura di questo Dio non deve temere, è collegato ad un aspetto del racconto della Genesi, l'aspetto che poi riguarderà precisamente il momento in cui si racconta la creazione del primo uomo. Ma attenzione, dicevo che ci sono delle domande a cui il testo risponde. Ci sono delle domande esplicite legate a questa esperienza redazionale, la costruzione di un racconto. Ma ci sono delle domande che il testo suscita per il carattere proprio di questo testo, che non può essere considerato semplicemente un testo letterario. È anche il modo con cui Dio misteriosamente parla al suo popolo e attraverso il suo popolo a tutti coloro che a quelle parole si rivolgeranno credendole propriamente parole di Dio. Ci sono delle nuove domande che quel testo suscita, domande più articolate, a cui ancora quel testo risponderà. Ma non ci sono i primi due capitoli soltanto. Cercheremo di andare avanti, di vedere come anche un secondo racconto della creazione, pure lì, come mai due racconti? Come mai e con quali caratteristiche due diversi racconti? E poi un altro episodio, il capitolo 4 del libro della Genesi, che ci racconta qualcosa di molto tragico, ma che a questo è collegato. E allora cerchiamo di fare questo piccolo viaggio narrativo nell'origine, perché credo che in queste pagine si possano trovare delle possibili risposte simili a piccoli percorsi di viaggio. Viaggio che risponde alla provocazione di Kant, che a questa porta è inutile bussare. Invece questa porta, se si apre, mostra un paesaggio intrigante, qualcosa che probabilmente ha qualcosa da dire anche a noi. E allora, quello che adesso mi interessa comunicare a voi è l'aspetto rimasto sospeso. Cosa si può pensare quando tutto crolla, tutto ciò che ci fa sentire al sicuro frana, che in realtà non tutto è perduto? Il testo risponde a questa domanda proprio raccontando l'origine della creatura. La formulazione di questa origine è così leggibile nel testo. Dio disse:
Facciamo l'uomo a nostra immagine, attenzione, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Siamo al versetto 26 del primo capitolo della Genesi. Avete sentito? Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Versetto successivo, il versetto 27. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Questi due versetti hanno liberato una interpretazione costante nel tempo, ricchissima di valutazioni, quasi aventi un carattere di enigmaticità. La prima enigmaticità è osservabile o dall'ascolto o dalla lettura. C'è un proposito, il proposito di Dio di creare l'uomo, e questo proposito si esprime attraverso un'intenzionalità che si sembra dividersi in due azioni diverse o in due conseguenze diverse della medesima azione: fare, creare l'uomo a immagine e a somiglianza. Questa è la determinazione che qui viene registrata nel versetto 26. Ma nel momento in cui si racconta l'azione, quindi la determinazione a immagine e somiglianza, ma quando si racconta l'azione si parla solo di immagine. La parola somiglianza non c'è più. Hanno lavorato molto i padri della Chiesa su questi due versetti. E vorrei adesso raccontarvi a quali conclusioni sono giunti. C'è un'interpretazione che risale appunto a questo autore alessandrino, Origene, che commentando il libro della Genesi mette in evidenza alcune questioni, ma la formulazione è così diversificata nei testi, è così complessa che non si renderebbe bene come si rende invece da un autore successivo di qualche anno. Allora, siamo intorno al IV secolo d.C., l'autore in questo caso è Basilio di Cesarea, e vengono attribuite a Basilio due omelie che vengono titolate redazionalmente proprio omelie sull'origine dell'uomo. Ci sono tre testimonianze di questo testo, una forma breve, diciamo un po' più sintetica, poi una forma un po' articolata e una forma prolissa, lunga, in cui sono evidenti le tracce di manipolazione. Sull'attribuzione non tutti sono d'accordo, però prevalentemente ormai si considerano queste due omelie attribuibili a Basilio oppure attribuibili al suo pensiero, composte in un certo modo. La fonte che si è preferita è la fonte più breve, la fonte sintetica, quella che appare nel testo più omogeneo. Abbiate la pazienza di seguire il ragionamento di Basilio. Non hai fatto caso che questa proposizione è incompleta? Creiamo l'uomo a nostra immagine e a somiglianza. La decisione, appunto, comprendeva due elementi, a immagine e a somiglianza. L'esecuzione ne contiene soltanto uno. Dio ha forse deliberato in un modo e poi ha cambiato parere? E se qualche pentimento fosse intervenuto nel corso della creazione? Non c'è stata impotenza del creatore che decide una cosa e ne realizza invece un'altra? Oppure un lasciarsi andare a vuote chiacchiere quando parla, un parlare invano? Forse, infatti, egli vuole dire la stessa cosa. Creiamo l'uomo a immagine e somiglianza. Qui, infatti, dopo aver detto immagine, però egli non ha detto somiglianza. Quale che sia la spiegazione che noi scegliamo, diciamo che ciò che è scritto non è del tutto esatto. Se infatti si tratta della stessa cosa, è superfluo dire due volte le stesse cose. Affermare che vi sia una parola vana nella scrittura è una temibile bestemmia. Guardate che il contesto era quello di considerare la sacralità della parola al punto che l'espressione più frequente era quasi ad attribuirgli un carattere magico, misteriosamente attivo,
potente, anche uno iota, semplicemente una piccola lettera, se presa, estratta dalla scrittura, poteva avere un potere capace di rinnovare una persona, capace di ricreare una condizione spirituale. Quindi in questo contesto un ragionamento che prevede che ci possa essere una parola vana o un errore nella scrittura è inammissibile. Ma in verità la scrittura non parla invano. È perciò necessario che l'uomo sia a immagine e a somiglianza. Ma perché non è detto «E Dio creò l'uomo a immagine di Dio e a sua somiglianza»? Il creatore era forse impotente? Discorso empio. Colui che impartisce l'ordine si è pentito? Argomento più empio ancora. Ma allora ha parlato e poi ha cambiato parere? No, la scrittura non dice questo. Il creatore non è impotente e la sua decisione non è stata resa vana. Attenzione, qual è la ragione del suo silenzio? Il silenzio della seconda parte, il silenzio nell'azione. Prima ha deliberato, ha scelto, e poi quella seconda parte, la somiglianza nell'azione cade. Guardate la finezza dell'interprete, sta incominciando a darvi un significato, parla di silenzio. Qual è la ragione del suo silenzio? Creiamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Attenzione, noi possediamo l'una, l'immagine, con la creazione. Acquistiamo l'altra, la somiglianza, con la volontà. Ciò che dipende dalla volontà, la nostra natura lo possiede in potenza, ma è con l'azione che noi ce lo procuriamo. Quel silenzio, per Basilio, ma lo era stato anche per Origene che aveva riflettuto in termini analoghi ma in forma narrativa meno brillante, quel silenzio è lo spazio che Dio apre alla libertà della creatura. Quel silenzio è paradossalmente lì dove può apparire un venir meno e epifania, epifania della libertà della creatura. Quando vi dicevo la domanda, che cosa ci può capitare se dovesse venir meno tutto quello che ci rassicura? La risposta del libro della Genesi in questi due versetti è questa. Qualsiasi cosa tu faccia o qualsiasi cosa avvenga di te, l'immagine di Dio, cioè l'appartenenza a Dio, non verrà mai meno. Dunque la stabilità di ciascuno è posta nella riflessione di questa origine divina, per cui sappiamo di essere parte di Dio, indelebilmente appartenente a Lui. Nulla di quello che noi facciamo, attenzione, non nulla di quello che ci capita, ma anche nulla di quello che noi facciamo, può cancellare l'immagine. Ma nello stesso tempo, quell'immagine è un punto di partenza, un punto prospettico, con cui la creatura deve misurarsi, che è il punto prospettico della libertà che sceglierà di fare della propria vita una corrispondenza piena a quell'immagine. E dunque la somiglianza, che sembra un venir meno delle intenzioni di Dio, è l'espressione di questa enorme, favolosa, straordinaria signorilità di Dio che concede all'uomo il passo, dicendogli quello che io ho assegnato alla tua vita, adesso chiede conferma, lo spazio inedito della libertà di ciascuno. Vedete, se noi non comprendiamo bene questo aspetto, non potremo comprendere un brano famoso del Vangelo. Un brano famoso del Vangelo che rinvia proprio all'origine. Vi ricordate quando c'è quel passaggio polemico nei confronti di Gesù, in cui si sta provocando Gesù e lo si fa sull'argomento del pagamento del tributo a Cesare? Bene, prendiamo Matteo 22. Possiamo seguire la versione di Matteo, come possiamo seguire la versione di Marco 12 oppure di Luca 20. Partiamo da Matteo.
Siamo al versetto 19. Mostratemi la moneta del tributo, chiede Gesù, dopo che gli è stata posta la questione se fosse lecito o meno pagare il tributo a Cesare. In questo contesto c'era una provocazione diretta, naturalmente, a stanare Gesù nelle sue convinzioni politico-religiose. Si voleva fare di Gesù il capo rivolta, naturalmente la situazione lo poteva richiedere. Chi non avrebbe immaginato che il Messia, capitato nel contesto di dominazione romana, non fosse proprio l'artefice di questa emancipazione? Via lo straniero, anche perché quello straniero aveva un carattere ancora più difficile da sostenere, che era quello di considerarsi alla stregua di Dio divino. Quindi non solo usurpava Dio del titolo di essere il capo del popolo, dominando sul territorio di Israele, ma addirittura usurpava a Dio anche il suo essere Dio, pretendendo di essere divino. Quindi immaginate, anche noi probabilmente avremmo sperato che, trovandoci a vedere passare il Messia in quel contesto, il Messia avrebbe come prima azione, o come azione eclatante, fatto proprio la necessità del popolo di liberarsi della dominazione romana. E naturalmente vogliono capire. E la provocazione ha questa indole, ma Gesù si sfila dalla provocazione. Naturalmente ci dà una risposta che dovrebbe nel tempo ancora forse consentire una riflessione penitenziale sul modo con cui ci si rapporta alle storie e alle sue logiche di potere. Gesù chiede una moneta e poi continua il testo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: di chi è questa immagine e l'iscrizione? Gli risposero: di Cesare. Allora disse loro: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Anche qui si apre uno spazio di libertà, come quel silenzio che aveva inquietato i primi interpreti cristiani del libro della Genesi. Uno spazio di libertà. Quello che poi Maritain, nell'umanesimo integrale, aveva con il suo linguaggio, i limiti del suo linguaggio, espresso attraverso la distinzione dei piani, il piano temporale e il piano spirituale, per garantire almeno sul piano temporale una certa autonomia, ma nello stesso tempo per garantire attraverso il piano spirituale l'indelebile appartenenza a Dio. Ci sono momenti della propria coscienza, momenti della storia in cui la questione non è alternativa. Allora è questo il punto. Non è pagare o non pagare il tributo al potere iniquo. Di chi è l'immagine, vuol dire a chi appartieni. Se rivuole la moneta, se la prenda, ma se vuole la vostra anima, non è sua. Allora, quello che da una parte rassicura Israele, sapere che siamo di Dio e niente di quello che noi facciamo e di quello che ci capita può toglierci da questa appartenenza, nello stesso tempo questo diventa anche la possibilità per poter agire con un discernimento nella vita, per sapere dire i no e i sì necessari a operare sul piano di questa distinzione. Vorrei aggiungere un'altra testimonianza antica per dare forza a questa narrazione dell'origine. Ed è una frase lapidaria, efficacissima, che ci proviene da un periodo un po' precedente, quello della testimonianza sia di Origene che di Basilio sulla questione della somiglianza. Ma quello spazio della somiglianza che noi potremmo definire come lo spazio della libertà che sceglie di fare della propria vita l'immagine che Dio attende che la nostra vita possa essere, o di più, capire che quell'immagine è come qualcosa di caricato, in attesa, che chiede tutta l'adesione della nostra libertà. Bene, Tertulliano, secondo secolo, che cosa risponde? Cristiani si diventa. Tutto questo dinamismo o avventura della somiglianza serve a diventare cristiani. Non si nasce cristiani, si diventa. La questione è la libertà. E allora la domanda che vi dicevo si aggiunge a questo racconto della Genesi è dunque la questione della libertà. Ed è la questione della libertà che è nel cuore
di quello che segue proprio nel racconto della Genesi. Allora, i primi due capitoli della Genesi si dividono a un certo punto, dopo che abbiamo avuto la narrazione della creazione secondo la scansione della settimana, a un certo punto compare un'altra forma narrativa che sembra ripetere il racconto della creazione, ma alcune cose non ce le diranno più, ma ce ne diranno di altre. I connotati di questi due racconti sembrano rispondere a due esigenze diverse. Il primo racconto, quello della creazione nella settimana, sembra proprio riprodurre gli elementi positivi della rassicurazione che il popolo deve in qualche modo offrire a se stesso, sapendo che Dio esiste, è il creatore di tutte le cose dal nulla, e quindi questo esprime la sua onnipotenza, rassicura al massimo perché nulla, nessun pericolo possiamo correre rispetto a questa sicurezza. Ma attenzione, se voi leggete il racconto della settimana, vedrete che per 7 volte viene ripetuta questa realtà, che Dio constata quello che ha fatto e ne dà un giudizio. Era stata una cosa buona. Dunque il primo racconto è un racconto che si soddisfa nell'idea di bene. Da Dio non può che venire il bene. Il secondo racconto invece si articola drammaticamente. Al centro di questo secondo racconto compare un giardino e dentro questo giardino un albero. Attenzione, albero che viene indicato con un carattere, il carattere di essere capace di offrire come frutto la conoscenza del bene e del male. È qui che compare il male nel racconto. Prima non c'era. E perché compare il male? Perché qui non si tratta soltanto di un'azione divina. Qui si annuncia un'iniziativa della creatura. E la creatura deve misurarsi con l'esperienza del male. Altra domanda che non solo la redazione del libro della Genesi, ma anche noi ci portiamo appresso nella vita. Da dove viene il male? La risposta in questo racconto è una risposta tra le altre, ma seguiamolo. Nell'indicazione di questo albero, Dio esprime una necessità, chiede l'adeguarsi ad un obbligo, chiede il rispetto di una regola. Tu potrai mangiare, si rivolge ad Adamo, di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. Siamo nei versetti 16-17 del secondo capitolo della Genesi. Intanto, come vi ho già detto, compare la parola male. E compare un comando rivolto a questa creatura. Gli si dice che a un certo punto può fare tutto quello che vuole, meno questo. E già questa cosa pone un'ulteriore domanda. Perché? Vedete, se si legge bene la scrittura, qualche volta alle domande si può trovare una risposta un po' più avanti nel testo, ma a volte anche a distanza tra i testi stessi, i libri dialogano tra loro. E vorrei anticiparvi una questione, vorrei portarvi più avanti nel tempo, anzi riportarvi nel clima del Vangelo, come ho fatto prima con il tributo a Cesare. Vi ricordate del racconto delle tentazioni? Il racconto delle tentazioni ha a che fare con il significato di questo divieto. Perché se dovessimo riassumere il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto, no? Ricordate che all'inizio della sua missione lui si trova trasportato nel deserto, dove resiste un tempo lungo senza essere schiacciato dalla fame e dalla sete, ma nello stesso tempo, proprio nel momento di maggiore debolezza umana, arriva
la necessità di una prova, di una verifica, come succede altre volte nella scrittura, che bisogna provare quanto il giusto sia giusto. In questo caso è il diavolo stesso che vuole mettere alla prova Gesù. E se dovessimo trovare sinteticamente una formula per spiegare che cosa vuole verificare Gesù, la potremmo trovare in questi termini. Il diavolo vuole tentare l'umanità di Gesù cercando di sfilargli la possibilità di non aderire all'evidenza che la creatura si debba misurare col limite. Che vuol dire che si debba misurare col limite? Che cos'è un divieto se non l'evidenza di un limite? Puoi fare tutto meno che. Qual è il limite di cui si parla nel racconto delle tentazioni di Gesù? Ve lo riassumo. A Gesù si chiede di trasformare le pietre in pane. A Gesù si chiede di aderire al potere di Satana che gli consegnerebbe i poteri. A Gesù viene chiesto di salire sul pinnacolo del Tempio e di lasciarsi cadere, dimostrando dunque di essere il figlio di Dio. Che cosa significa trasformare le pietre in pane, se non respingere il limite del bisogno? Qualsiasi sia il tuo bisogno, lo puoi soddisfare. Che cosa significa tutti i poteri della terra? Non avere limite alla nostra possibilità di agire e quindi anche di dominare. Che cosa vuol dire lasciarsi cadere dal pinnacolo del Tempio, se non misurarsi con l'immortalità e quindi ritrovare descritto qui il limite in tutta la sua potenza drammatica, la morte e i suoi pericoli, la morte e i suoi annunci. Dunque, quello che il diavolo vuole fare, provocando l'umanità di Gesù, è di dire, come ha fatto poi con le prime creature nel racconto del giardino dell'Eden, che si può fare a meno del limite, perché questa è un'altra delle verità che il racconto delle origini ci rivela, che la nostra dimensione creaturale dovrà misurarsi sempre con il limite. E che altro significato ha di dire ad Adamo tutto puoi mangiare, meno che l'albero, se non provocare la nascita della libertà? La libertà di obbedire e la libertà di disobbedire. E quando Paolo riflette, San Paolo riflette sulla umanità di Gesù, propone proprio questa forma di riproposizione che si chiama tipologica in termine tecnico, vuol dire che c'è ad Adamo corrisponde Cristo come nuovo Adamo. Perché nuovo Adamo? Perché Cristo esprime una libertà che dice sì a Dio, diversamente da Adamo, che invece ha conosciuto la libertà come un dire no a Dio. E allora anche l'albero ha una sua funzione positiva, quella di liberare la libertà, facendosi Dio carico dei rischi di questa libertà che si traducono in termini di disobbedienza. Anche qui verrebbe da domandarsi perché Dio si è voluto mettere nei guai, perché, ricordatevi il silenzio di Dio, lo spazio che libera, costituisce l'appartenenza, dice vi sarò padre e resterò vostro padre, ma la vita è vostra e quindi nella vostra vita dovrete scegliere di continuare a confermare il desiderio di rimanere come mio figlio. Il rischio che Dio correrà sempre è quello di misurarsi con la libertà e i suoi pericoli. Andando avanti nel racconto del libro della Genesi, incontriamo il capitolo 4, un altro capitolo drammatico, perché racconta quello che succede a due fratelli, a
Caino e Abele. E anche qui sembra esserci una trappola che Dio tende alla creaturalità. Velocemente, che cosa succede? Che questi due fratelli, espressioni naturalmente di due realtà diverse, uno è un pastore, l'altro è un agricoltore, presentano le loro offerte a Dio. L'offerta di Abele viene accolta positivamente da Dio. L'offerta di Caino viene da Dio respinta. E questo provoca una reazione in Caino. Caino, per via di questo rifiuto, ucciderà suo fratello. Naturalmente Dio cercherà pedagogicamente di suscitare una reazione in Caino, ma l'esito è drammatico. E attenzione, per la prima volta, come prima è comparsa la parola male, compare la morte. E compare la morte in questo brano non certamente per opera di Dio, ma per opera della stessa creatura. Anche qui c'è una domanda, la domanda del male, la domanda della morte, quasi a voler tutelare Dio dalla responsabilità di tutto questo e a vedere che male e morte fanno parte del teatro della creaturalità, del teatro del limite, del teatro di una libertà in direzioni sbagliate. Trappolone. Perché Dio provoca Caino? E hanno cercato di rispondere i rabbini, interrogandosi su questa cosa, hanno cercato di rispondere i filosofi. Voglio soltanto darvi due esempi, uno più recente e uno un po' più di tradizione. Quello più recente è un filosofo antropologo francese, René Girard, che nella Violenza e il Sacro, proprio commentando questo passaggio, dice: beh, è normale che Dio abbia rifiutato l'offerta di Caino. Perché? Perché lui dice, dobbiamo partire da un presupposto, che la violenza fa parte dell'essere umano. Allora si tratta di capire come veicolarla, come scaricarla, come depotenziarla, ma non possiamo sopprimerla. C'è e dobbiamo farci conti. Allora, nel momento in cui Girard analizza le due offerte, quella di Caino e quella di Abele, trova la sua soluzione. Caino porta i frutti della terra. Abele, in quanto pastore, porta l'effetto, insomma, dell'uccisione delle primogeniti, dei suoi armenti, dei suoi greggi. Qual è la riflessione di Girard? Avendo soppresso questi animali, Abele ha scaricato la sua violenza. Caino invece no. E infatti Dio avviserà Caino del pericolo che corre, chiedendogli di placare il suo animo nel momento in cui reagirà negativamente al rifiuto dell'offerta. E gli dirà proprio un'espressione molto chiara per dire che questa violenza è caricata dentro di noi o caricata prossima a noi, come un animale vicino alla nostra porta. Glielo dice a Caino, stai attento, ma gli dice anche sei in grado di dominarla, fallo. E sappiamo che Caino non lo fece. Mentre Abele ha scaricato la sua violenza e resta un animo mite, una realtà che subirà soltanto la violenza, quella del fratello. I connotati generali di questa narrazione producono un effetto ancora più interessante. Perché cosa succede? Che anche in questo caso il racconto produce una notizia. La notizia che è vero che esistono, come ci dice Girard, delle realtà della nostra creaturalità che sono ascrivibili a quelle del male, ma siamo in condizione di dominarle. È l'elemento della somiglianza. Non ti alleare con il male, alleati con il bene. I rabbini dicevano una cosa più tecnica dal punto di vista religioso, ed era questa. Beh, Dio rifiuta l'offerta di Caino perché evidentemente Caino non ha portato le primizie, mentre Abele ha portato i primogeniti dei suoi armenti. E già questo è interessante perché noi potremmo sorridere come una specie di questione rituale. No, attenzione, perché i rabbini sono decisamente sapienti. Perché mettono in evidenza questa cosa? Perché sottolineano un fatto,
che Caino, non avendo selezionato, non ha scelto. E anche qui dunque c'è un racconto che è l'epifania della libertà. Se tu addestri la tua libertà a scegliere, disinneschi il male. E dunque, ci avviamo alla conclusione. Non pensate che soltanto questi quattro capitoli raccontino l'origine e ci diano delle risposte rispetto a Dio, rispetto alla creatura, di come siamo fatti, di perché siamo nel mondo e perché siamo in un certo modo nel mondo. Ci sono delle questioni ostinate in Dio, delle questioni che lui ribadisce in mille forme. E beh, ce n'è una grandiosa, che riprende questi temi e diventano un prototipo, qualcosa veramente di originario, assimilabile alla struttura antropologica del credente in Israele, che poi si trasferirà anche nella struttura antropologica del credente cristiano. E che la libertà è la vera sfida di Dio. E coloro che credono in Dio sfidano il proprio tempo con la libertà. Tutto il libro dell'Esodo è un racconto della libertà che si educa al bene. E anche i 10 comandamenti dovremmo essere capaci di liberarli da quella specie di nebbia che ce li fa intendere come degli obblighi. No, pensate di formularli in forma indicativa anziché imperativa. Indicativa liberante. I 10 comandamenti che sono proprio a metà del cammino che costituisce il popolo di Israele un popolo di liberati. Prima erano prigionieri in Egitto, poi avranno la loro terra che da Dio è stata promessa. All'interno di questo cammino ricevono la legge. Naturalmente un aiuto che Dio vuole offrire proprio come una indicazione di percorso. E chi non vorrebbe essere libero? Rileggeteli così, 10 comandamenti, dalla necessità di fare il male. Non uccidere, non rubare, libero dal bisogno di uccidere, libero dal bisogno di rubare. Rileggete i 10 comandamenti come decalogo della libertà e rileggete la legge di Dio come indicativo della libertà. E allora la questione della libertà, vi dicevo, è la vera sfida di Dio. E c'è un autore che vorrei così consegnare ai vostri ricordi o forse riverberare alle vostre conoscenze, ed è Dostoevskij. Dostoevskij ha scritto tante cose. Mi riferisco in questo caso ai Fratelli Karamazov, ma dentro i Fratelli Karamazov ha un altro piccolo romanzo misteriosamente sistemato là dentro, poteva non esserci. Addirittura quando è stato pubblicato senza, nessuno si è accorto che il romanzo perdesse qualcosa. Oppure si può stralciare, come hanno fatto molti, e il romanzo nel romanzo a cui mi sto riferendo è La leggenda del grande inquisitore. Lì c'è la questione, lo sfondo. Voi sapete che nel Vangelo a un certo punto si evoca la possibilità che Cristo possa tornare nel mondo e forse non trovare la fede. Questa ipotesi perseguita la coscienza cristiana, che la fede possa estinguersi. E la narrazione di Dostoevskij sembra offrire a questa paura una soluzione. E la soluzione è: finché ci sarà libertà, ci sarà fede. Cosa succede? Che a un certo punto Ivan Karamazov, che è il più filosofo di tutti, solleva la questione e tira fuori questo racconto. Questo racconto è ambientato a Siviglia, durante il periodo dell'Inquisitore. C'è l'Inquisizione e ogni giorno c'è qualcuno che brucia, qualcuno considerato eretico da eliminare. Anche il modo con cui viene descritto l'Inquisitore, quest'uomo vecchissimo, dritto come un fuso, ascetico, però cupo, lo sguardo, senza gioia nel cuore, scettico, anche sprezzante.
E a un certo punto gli dicono che è tornato Gesù e la prima cosa che decide di fare è quello di farlo mettere in prigione. E poi si intratterrà con lui. E tutto il racconto del grande inquisitore è il monologo, perché Gesù non parla. Dice tutto il grande inquisitore. È il monologo dell'inquisitore, che è una specie di atto d'accusa lunghissimo, in cui fondamentalmente si contesta una cosa, che sei tornato a fare. Anche perché, come vi dicevo prima, una delle prove dell'esistenza di Dio è la sua ostinazione. È un Dio che resiste, è un Dio che non vuole venire meno. E questa cosa di essere fatti a immagine di Dio ce lo deve ricordare. L'immagine di Dio è dentro di noi proprio a ricordarci l'ostinazione di Dio, che non vuole andarsene da noi, vuole continuare a stare con noi, qualsiasi cosa accada. Ma le caratteristiche di questo stare con noi che si rivelano con Gesù, e il Vangelo è come la grande narrazione dell'ostinazione di Gesù, continuare ad amare nonostante tutto e a stimare la libertà della creatura nonostante tutto, facendosi carico del prezzo, ancora una volta, del rischio di questa libertà. E ogni crocifisso racconta questo rischio della libertà che il Figlio di Dio si carica su di sé. Bene, adesso smetto di parlare io e permetto a Dostoevskij di parlare. Vi leggo uno stralcio del discorso del grande inquisitore. Il grande spirito parlò con te nel deserto e c'è stato tramandato nelle scritture che egli ti avrebbe tentato. Fu proprio così? Ed era forse possibile dire qualche cosa di più veritiero di ciò che egli ti annunciò nelle tre domande e che tu rifiutasti e che nelle scritture passa col nome di tentazioni? E pensare che se mai è avvenuto su questa terra un autentico, formidabile miracolo, fu proprio quel giorno, il giorno delle tre tentazioni, appunto nel fatto che potessero aver luogo quelle tre domande, si realizzò un miracolo. Tutto il racconto del grande inquisitore è come una riscrittura delle tentazioni di Gesù e del significato da attribuire. E qui il grande inquisitore sta accusando, il primo atto d'accusa che rivolge a Gesù è quello di aver impedito il miracolo. Che cosa vuol dire impedito il miracolo? Che se Gesù avesse ceduto a quelle tentazioni, avrebbe risolto i problemi dell'umanità, cioè avrebbe dato all'umanità quello che serviva, ed è così espresso. Giudica dunque tu stesso chi fosse nel giusto, tu o colui che allora ti interrogò. Rammenta la prima domanda, seppure non proprio la lettera, il suo significato è questo: tu vuoi andare nel mondo e ci vai con le mani vuote, con non so quale promessa di libertà, che quelli nella loro semplicità e nella loro ingenita sregolatezza non possono neppure concepire, e ne hanno timore e spavento, giacché nulla mai fu per l'uomo e per la società umana più insopportabile della libertà. Ma vedi codeste pietre, per questo nudo e rovente deserto, convertile in pani e dietro a te l'umanità correrà come un branco di pecore, dignitosa e obbediente, se anche in continua trepidazione che tu poi all'improvviso possa ritrarre la mano tua e vengano sospesi loro i tuoi pani. Ma tu non hai voluto privare l'uomo della libertà, gli hai rifiutato la proposta. Giacché dove sarebbe la libertà, hai ragionato tu, se il consenso fosse comperato col pane? Tu hai ribattuto che non di solo pane vive l'uomo. Grazie.